Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento». Sorelle e fratelli carissimi, celebriamo oggi la festa del battesimo di Gesù e con questa festa si conclude il tempo del Natale. Un tempo che quest'anno è stato caratterizzato da tre doppiette di festività: la vigilia del Natale domenica 24, lunedì 25, giorno del Natale, poi domenica 31 dicembre, festa della Santa Famiglia, e lunedì 1 gennaio, festa della Maternità Divina di Maria, e quindi sabato 6 gennaio l'Epifania e oggi 7 gennaio il battesimo di Gesù. Questo rincorrersi delle feste ha messo a dura prova la nostra forza, il nostro desiderio di seguire Gesù in tutte le celebrazioni, e probabilmente non sempre ci siamo riusciti. Ieri, giorno dell'Epifania, abbiamo visto Gesù ancora piccolo, al quale hanno reso omaggio e lo hanno adorato i magi. Oggi lo vediamo già adulto al fiume Giordano ricevere il battesimo da Giovanni il Battista. Proprio per questa concomitanza temporale abbiamo pensato di offrirvi la buona novella di questa domenica da Palazzo Cialente, un palazzo che è a fianco alla chiesa parrocchiale di Castelfrentano, dedicata a Santo Stefano, e di fare le riprese vicino a un presepe molto grande che raffigura un po' il paese di Castelfrentano, con in primo piano il palazzo comunale e poi tutte le chiese della cittadina, da quella di San Rocco a quella del Buon Consiglio, da quella della Concezione a quella dell'Assunta, da quella di Trastulli a quella parrocchiale di Santo Stefano, proprio perché possiamo vedere anche nella molteplicità delle chiese l'unità della nostra comunità e della nostra fede. Marco, come Giovanni del resto, non ci racconta né la nascita né l'infanzia di Gesù, che invece ci raccontano Matteo e Luca. E Marco apre il suo Vangelo proprio dall'evento del battesimo stesso, perché questo evento dà inizio alla vita pubblica di Gesù. Gesù parte da Nazaret e fa un lungo viaggio per raggiungere il fiume Giordano, nel luogo dove Giovanni Battista battezzava. Per gli ebrei il fiume Giordano è molto importante perché separa la terra pagana dalla terra santa, il luogo della schiavitù degli ebrei dal luogo della libertà e della vita riuscita degli ebrei stessi. E Giovanni Battista sta compiendo il suo battesimo di penitenza nel luogo preciso in cui tanti secoli prima Giosuè fece entrare il popolo degli ebrei che saliva dall'Egitto, dove era stato schiavo. Quel luogo si chiamava proprio luogo del guado ed è il luogo dove
Gesù vorrebbe che anche noi passassimo per abbracciare la rivelazione che Lui nel battesimo ci ha offerto. In questa pagina, infatti, Marco ci presenta l'identità di Dio e la missione che Dio chiede a ciascuno di noi, all'intera comunità. Dai fatti e dalle parole che ci vengono presentati da questa pagina di Vangelo, noi possiamo comprendere fin da subito chi è il Dio che ci sta rivelando Gesù, chi siamo noi agli occhi di Dio e come dobbiamo vivere per essere allo stesso modo di Gesù, riflesso dell'identità di Dio, riflesso dell'identità del nostro Dio che è nostro Padre, che è nostra Madre. Giovanni mette subito in evidenza la differenza fra il suo battesimo e quello che poi annuncerà Gesù. Il suo è un battesimo di acqua, quello di Gesù è un battesimo di Spirito Santo. Il suo è un battesimo simbolico che ci fa comprendere la necessità della penitenza, di un cammino di conversione. Quello di Gesù cambia la struttura stessa del nostro essere persone, cambia la nostra identità, il nostro cuore e fa di ciascuno di noi un figlio di Dio, un fratello e una sorella di ogni uomo e di ogni donna che è nel mondo. E negli eventi che ci vengono raccontati in questi pochi versetti, noi davvero possiamo comprendere le strutture fondamentali dell'intero Vangelo di Marco. La prima cosa che ci viene detta è che Gesù comincia dal fondo, si mette in fila con i peccatori e arriva fino in fondo, fino al dono della sua vita sulla croce in mezzo a due malfattori. Inizia con i poveri, finisce con i poveri, la storia terrena di Gesù, a ricordare a me e a ciascuno di voi il bisogno di essere poveri, di non presumere troppo di noi stessi, di non attaccarci alle ricchezze di questo mondo, ma di considerare la ricchezza più grande il nostro essere figli di Dio, fratelli e sorelle fra noi. E poi, quando Gesù esce dopo il battesimo, i cieli si squarciano. Questa è la prima immagine che Marco ci presenta. Forse ricorderemo all'inizio del tempo di Avvento una pagina del profeta Isaia in cui il profeta faceva dire al popolo: Signore, se tu squarciassi i cieli e scendessi, ecco, ora i cieli sono squarciati e Dio in Gesù è sceso sulla terra. Nella mentalità antica degli ebrei, i cieli erano sette e stavano uno sull'altro. Fra un cielo e l'altro c'erano 500 anni di cammino e Dio abitava nel settimo cielo, quello più in alto. E simbolicamente questi cieli si erano chiusi perché il popolo non aveva ascoltato la rivelazione di Dio, non aveva ascoltato i patriarchi, non aveva ascoltato i giudici, non aveva ascoltato i profeti e quindi Dio aveva chiuso i cieli. Adesso i cieli non semplicemente si aprono, perché questo significava che sarebbero potuti tornare a chiudersi, ma si squarciano, i cieli si aprono in modo definitivo, non si può più tornare indietro. Il Figlio di Dio si fa uomo e rende presente Dio per sempre, ovunque e comunque sulla terra. La salvezza che Gesù realizza è per tutti, è per sempre. Così, allo stesso modo, quando Gesù muore sulla croce, si squarcerà il velo del Tempio, quel velo che separava il mondo di Dio dal mondo degli uomini, il mondo dei sacerdoti dal mondo dei laici.
Ora il velo è squarciato, non c'è più nulla che possa impedirci di comprendere l'identità di Dio, che è amore e solo amore, che è misericordia, che è dolcezza, che è vicinanza, che vuole la salvezza di tutti. E poi su Gesù scende lo Spirito sotto forma di colomba. La colomba ha anch'essa dei richiami biblici molto importanti. Infatti, quando Dio crea il mondo, lo Spirito aleggiava sulle acque come una colomba. Marco ci vuol dire che con il battesimo di Gesù inizia una nuova creazione, inizia un nuovo cielo e una terra nuova nella quale noi dobbiamo vivere come figli di Dio, come fratelli e sorelle. E poi lo Spirito che aleggiava sulle acque scende su Gesù come se andasse cercando il suo nido, perché una caratteristica della colomba era proprio quella di tornare sempre al suo nido. E il nido dello Spirito è Gesù. Gesù è la migliore casa per lo Spirito Santo. E Marco ci sta dicendo che noi, diventati nuova creatura, dobbiamo essere la casa più bella perché lo Spirito possa abitarvi e possa regalare a ciascuno di noi la stessa vita divina, la stessa vita che aveva Gesù, affinché noi possiamo compiere le stesse cose che ha compiuto Gesù. È lo Spirito che ci permette di credere e di credere davvero che Dio è Padre, noi siamo figli e lo siamo realmente, come dirà San Giovanni Apostolo ed Evangelista nella sua prima lettera. E infine lo Spirito esprime, proprio scegliendo la forma della colomba, la dolcezza, la vicinanza. La colomba non è aggressiva, la colomba non è violenta. La forza dello Spirito non è una forza come quella umana che si manifesta nella guerra, nel potere, nell'essere più forti degli altri, ma nell'essere dolci, nell'essere teneri, nell'avvicinarsi all'altro con la mano tesa per poter farlo rialzare eventualmente. E infine si ode una voce dal cielo. Quando nella Bibbia c'è scritto che si ode una voce dal cielo, ci viene detto che è la voce stessa di Dio che ci sta raggiungendo, è Dio stesso che ci sta parlando. E questa voce dice delle cose fondamentali. Questi è il mio figlio. Gesù è il figlio unigenito del Padre, ma in lui tutti quanti noi siamo suoi figli, figli di Dio. Gesù poi non è solo il figlio unigenito, ma è anche il figlio amato da Dio. E in Gesù ciascuno di noi è amato da Dio. E infine Gesù non è solo il figlio amato, è anche il figlio nel quale Dio ha posto il suo compiacimento. È il figlio che dà gioia a Dio, è il figlio che dà piacere a Dio. Significa che ciascuno di noi è la gioia di Dio, ciascuno di noi è il compiacimento di Dio, ciascuno di noi è il piacere di Dio. Questo compiacimento è anch'esso un riferimento alla Bibbia, sempre al profeta Isaia, e quindi noi realizziamo questa profezia di Isaia. Questo episodio del battesimo di Gesù davvero trasformi la nostra esistenza, ci stacchi dalla riproduzione, per quanto bella e artistica, della nascita di Gesù, così come la vediamo rappresentata in questi splendidi presepi, e ci dia la capacità di fare con lui lo stesso suo viaggio, partendo dalla nostra Nazareth, dai luoghi dove viviamo,
passando il Giordano, lasciandoci alle spalle tutto ciò che è pagano, tutto ciò che è violenza, ricchezza, potere, per abbracciare ed entrare nella Terra Santa, per abbracciare il Signore Gesù e realizzare la sua stessa missione, vivendo anche noi come Lui per amore. Del resto, e chiudo, Gesù durante l'ultima cena disse: Padre, io lo so che tu hai amato loro con lo stesso amore con cui hai amato me. Buon viaggio durante questo 2024 insieme a Marco, che ci accompagna a rivivere e a realizzare nella nostra esistenza la stessa storia di Gesù.